Colonnello, da quanti anni, insomma, in che anni lei ha comandato la caserma Paulino? Sono arrivato qui nel 75 e ho comandato la compagnia, varie compagnie. Poi dall'89 al 91 ho comandato il distaccamento e qui a Fano. Chi è passato dalla caserma Paulini? Che reparti? Quali uomini? Che cosa c'era nella caserma Paulini? Caserma Paulini, nella sua storia, sono passati parecchi reparti. Parecchi reparti, che il più famoso è rimasta la scuola degli ufficiali. Gli allievi ufficiali che nel 1934 è stato fatto un esperimento, che poi è stato un esperimento di fare un reggimento scuola, ossia gli allievi ufficiali già inseriti nei reggimenti, ed ecco che è venuto fuori il reggimento scuola, che è rimasto fino al 40. Episodi particolari che lei ha vissuto sotto il suo comando, c'è qualcosa che le è rimasto impresso particolarmente? La caserma, tutti quanti cercavano, meno ci stavano meglio. Quando arrivavano i primi 3 giorni era una tragedia, perché abituarsi a una vita diversa, agli orari, alle cose, quando oggi sarebbe ancora più tragico, perché ho avuto un caporale di Senigallia, il quale per 8 mesi, 9 mesi da dopo che è arrivato il caporale, non lo cercavo, lo trovavo mai. Era sempre davanti all'ingresso principale per aspettare una macchina che usciva per fare il capo macchina, perché la macchina doveva uscire se prendeva il capo macchina. Si è congedato. 3 giorni dopo il congedo doveva l'ingresso principale. Che fai qua? Ha detto: sono 3 giorni che non dormo, sono dovuto venire qua. Questo mi è rimasto impresso, per dire, quelli che erano più recalcitranti e quelli che erano più affezionati. Il rapporto con la città, con voi militari, che rapporto è? Dopo specialmente gli anni 80 ci si è aperti un pochetto la città, con la circoscrizione, abbiamo fatto parecchie cose, con parecchie iniziative. E sono stati fatti delle mostre interne fotografiche, abbiamo fatto un concerto col complessino rock che avevamo in caserma al Porto. Poi non parliamo delle partite di calcio, delle partite di pallavolo, calciatori che ci avevamo in caserma, perché il Fano cercava sempre di mandarli qui per averli a disposizione, perciò rapporti sempre ottimi. Poi ho scoperto che parecchi che hanno fatto il militare a Fano sono rimasti, dottori, professori, parecchi sono sposati proprio a Fano, perciò questo rapporto poi è proseguito, anche questo, no? Uno incontrava, dice: io ho fatto il militare a Fano, io qui mi ci sono sposato.